Buongiorno a tutti, oggi sono qua per farvi il video dell'iniziativa, insomma, indetta da Miss Ortellino, ossia BookTube Italia Legge Indipendente. E quindi è questa iniziativa che ogni mese prende in esame una casa editrice indipendente e noi gruppo di colleghi booktubers italiani decidiamo di fare una recensione. Ho qui per voi un ospite perché sì, sono a casa in Italia e questo finalmente ve lo presento. Questo è il mio Romeo. Camilla purtroppo è di sotto, ma Romeo ha voluto venire a farci una visita. Quindi se vedete code e musiche potrebbero arrivare fino lì davanti perché guardate le orecchie quanto sono in primo piano. Comunque lui è l'ospite di oggi. Allora, oggi è una recensione un po' a nota dolente perché si è trattato insomma di un mese sfortunato per me, perché questo mese è stata estratta la Eris Edizioni, specializzata soprattutto in graphic novel e fumetti, anche se ha un po' di saggistica anche al suo interno, e purtroppo per me ho fatto una scelta pessima. Purtroppo per me, ma non solo per me, perché è lo stesso romanzo, cioè romanzo piuttosto. Ti sei accomodato? Va bene, ha deciso che si accomodava qui sulle mie gambe, perfetto. Questo mese sia io che Eleonora abbiamo scelto lo stesso titolo ed è Safari Honeymoon di Jesse Jacobs. Vi metterò l'immagine qui o qui a seconda di dove avrò più spazio, perché non appena sono tornata in Italia io l'ho venduto perché l'avevo comunque comprato in cartaceo e l'ho rivenduto immediatamente. Era un po' titubante se fare, scusate, mi sto guardando se sta ribaltando comunque, se fare o no questa recensione, perché in effetti è un volume che non mi è piaciuto praticamente per niente. Stai rilassato. Che non mi è piaciuto praticamente per niente, anzi, proprio per niente, forse soltanto la copertina. La prima cosa, come potrete vedere dall'immagine che vi metterò, ma non vuoi stare calmo un attimo? È appunto questa copertina bellissima con questo sfondo verde con un teschio e tipo due persone all'interno di questo teschio, appunto di questa Safari Honeymoon. Praticamente la storia in soldoni è questa: due facoltosi sposini, insomma, partono per questo viaggio di nozze, appunto per questo safari nella giungla più selvaggia. La cosa strana è che è una savana oscena, insomma, è una cosa, non lo so, io non ho mai visto roba del genere, quindi è molto di fantasia, non c'è poco proprio di re, cioè, c'è proprio poco di reale dentro. E la cosa mi ha fatto già storcere il naso. La storia non ha praticamente né capo né coda perché li seguiamo in questo safari che incontrano creature strane, ma se fosse questo il punto, che se fosse il fatto che ci sono creature strane da incontrare in questa savana, non sarebbe neanche così sconvolgente, ma è proprio che è stupido, è estremamente stupido. Cioè, allora, già partendo dai disegni, vi metterò magari due immagini, una qui per farvi un po' rendere conto. Già i disegni non mi piacciono molto, a parte appunto quello della copertina. Il colore predominante è il verde in tutte le sue sfumature, più in una sfumatura leggera, tipo diciamo verde acqua, che poteva essere anche, scusatemi, prendo un occhio, poteva essere anche abbastanza piacevole da guardare. Però purtroppo i disegni in sé per sé non mi piacciono, ci sono delle scene che io le trovo veramente inutili, c'è la storia che non ha né capo né coda, non ha un filo logico, non ha praticamente niente di interessante, di attrattivo, forse solo la copertina. E questo volume costa la bellezza di 10 euro, io direi. E io, cosa fai, Romeo? Vabbè, scusate, intanto nel mentre lui si rotola, però vabbè, insomma, sono sul letto della mamma e per lui il letto della mamma è il posto delle coccole, quindi è anche il tavolo del salotto, però lo stesso. Comunque, dai, fatti vedere un attimo.
No, niente, voleva appoggiarsi qua sotto, scusatemi l'intermezzo. Non ha proprio niente, niente che mi abbia attratta, a parte appunto la copertina che è magnifica, la copertina è splendida, ve la rimetto qua se volete, ed è l'unica cosa degna di nota, è un volumetto molto sottile, si legge in pochissimo perché non ci sono praticamente scritte, a parte pagine intere di disegni strani, di un'evoluzione di un animaletto strano, ce n'è una solo che mi è piaciuta, tipo sembra tutto un percorso in questa zona di costruzioni un po' Maya, tipo quelle piramidi a gradinate dove loro stanno salendo e dietro ci sono questi omini con le antenne in testa. Insomma, non mi è piaciuto e questa sarà la recensione più lampo del mondo perché sì, perché non voglio parlarne poi così male, magari agli altri è andata molto meglio che a noi, io non so come sia andata a tutti quanti, però no, non fa per me, magari avrei dovuto scegliere un altro titolo, ce ne sono alcuni che veramente hanno l'aria proprio interessante, però questo in particolare no, io non sono un'intenditrice, io non pretendo di essere un'esperta, anzi per niente, in generale il fumetto non mi piace, mi piacciono i manga, che è un'altra cosa, e mi piacciono i fumetti, ma solo quelli che riprendono opere che amo, per esempio mi piacciono ovviamente quelli di Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento, poi conto di prendere anche gli altri della Austen, so che ho visto Northanger Abbey sicuramente ed Emma, quindi magari recupererò anche quelli, e insomma robe un po' teenagers, tipo le witch, ecco, io non leggo fumetti di solito e questo è stato veramente un esperimento malissimo, malissimo riuscito. Spero che agli altri sia andato molto meglio, io direi che per questo mese è tutto perché non voglio, aia Romeo, smettila di mordermi, non voglio assolutamente, insomma, sminuire una casa editrice indipendente, però per me è proprio no. Fatemi sapere magari se lo avete letto, se qualcuno ha già dato uno sguardo al catalogo Eris, che in ogni caso dalle copertine pare molto attraente. Vediamo poi ai miei colleghi se è andata meglio e per il momento io vi lascio un bacio, noi ci vediamo, io penso in diretta dalla Francia, la prossima volta in settimana praticamente. Quindi un bacio a tutti e a presto. Ciao. Saluta Romeo. No, niente, dorme. Ciao.